Salve ricercatori ed indagatori della Terra piatta. Se non fosse per il caro credo che è stato diffuso ampiamente dall'uomo che ha camminato sulla Luna e che è ritornato sano e salvo sulla Terra, il mondo sarebbe un posto veramente differente. La nostra percezione della realtà sarebbe completamente differente rispetto a quella che è oggi. E la Terra piatta non sarebbe un argomento così controverso, perché saremmo già venuti ai patti che ci sono dei limiti di quello che possiamo essere in grado di raggiungere quando puntiamo alle stelle. Per più di due generazioni in questo momento ci hanno insegnato come fatto che avevamo la tecnologia della scienza e la conoscenza matematica di sapere come conquistare lo spazio e di visitare altri pianeti definendo il nostro suolo nel sistema solare, come la Terra di palla rotante che gira attorno al Sole, apparentemente provando teorie e leggi che sono state create per il modello matematico eliocentrico ancora prima di avere la tecnologia di volare alti nel cielo ed avere una buona veduta della Terra dall'alto, o ancor prima di aver esplorato l'estensione completa della superficie sulla quale ci troviamo. La prima volta che abbiamo sentito parlare di Flat Earth o che l'allunaggio è stato falsificato e girato in un seminterrato di Hollywood, la nostra immediata reazione solitamente è stata quella di incredibilità. Non possiamo comprendere come una cospirazione così gigantesca possa essere stata portata avanti senza le migliaia di persone coinvolte. Facciamo fatica a credere, se non accettare, che i governi possano mentirci su una scala così grande. Ma dobbiamo arrivare a capire che i governi sono fatti da individui e da molteplici agenzie differenti, le quali tutte competono una contro l'altra per lo stesso obiettivo. Vogliono controllare le risorse e le risorse umane. Questo è il complesso militare industriale dove persone come il presidente Eisenhower hanno cercato di metterci in guardia. Così, quando c'è una comprensione chiara di come e perché si poteva falsificare l'allunaggio, è molto più facile separare la mente dal modello del globo rotante e dell'eliocentrismo e permetterci di immaginare e percepire altri modi di come funziona l'universo. E ovviamente il nostro posto dentro a questo universo. Ed ecco perché la Terra piana è una sana sfida per la mente. Fa sì di liberare la mente dal credo che siamo su una roccia rotante che sfreccia attorno al Sole, la quale ci riporta letteralmente coi piedi per terra. Pertanto, contemplando come poteva essere falsificato l'allunaggio, è un grande punto di partenza se si vuole comprendere come funzionano le menti dei Flat Earth. E c'è un film che è uscito nel 2016 che si chiama Operation Avalanche. È una grande rappresentazione e dimostrazione di quello che può essere stato messo in atto dietro alle porte chiuse e dietro agli schermi che hanno trasmesso l'atterraggio sulla Luna dal vivo al mondo intero. La trama di Operation Avalanche è che nel 1967, durante il culmine della Guerra Fredda, due giovani agenti della CIA, Matt Jansson e Owen William, sono andati sotto copertura NASA per investigare una possibile talpa russa. Camuffati da registi di un documentario, hanno registrato telefonate e sono entrati negli uffici col pretesto di sapere di più sul progetto Apollo. Ma alla fine scoprono lo scioccante segreto della NASA e l'importante copertura governativa, decidono così di imbarcarsi in una nuova missione che potrebbe mettere a repentaglio la propria vita. Fondamentalmente hanno scoperto che la NASA non è in grado di andare sulla Luna e allora hanno escogitato il modo di far sembrare che potevano farlo, filmandolo in uno studio. E si sono basati sulla convinzione che tutti quanti pensassero che questa cosa era fattibile, eccetto la conoscenza di pochi, per mandare avanti la cosa. Quindi raccomando vivamente di vedere questo a chiunque per avere una migliore presa su come sia facile per le nazioni e le generazioni essere ingannate da qualcosa che hanno visto alla televisione. Grazie veramente.